Praticamente in questo istante la finale sui 600 metri alla prima, finale sui 600 metri alla prima, i maschi, alla testa della quale si pone in queste primissime battute. Rigoli Diego, dalla localistica della Valle, però viene in questo istante attaccato sopra l'avanzato da un suo diretto avversario. E vediamo tra breve al passaggio dello stile della campagna con la vittima giro. Ricordiamo l'importanza del tempo nell'ambito di questa prova, di questa finale. Si procede, siamo allo stile della campagna ed è il concorrente Ricci Valerio del pattinatore Savonesi a guidare, rimane in seconda posizione Riga Volti Diego della motoristica Roseda Tinerate. Questi primi due atleti che vediamo entrare in curva in questo preciso istante, pronti per percorrere molto velocemente anche questo ultimo tratto di percorso in testa a testa tra questi due concorrenti. Ricci e Riga Volti, vediamo in arrivo e noi prendiamo nota del tempo di riferimento per quanto di partenza: 1:22:14, 1:22:14 è il riferimento per questa finale che partita in questo istante. La finale 2, Giannissimi Maschi, 600 metri la distanza da coprire. Si porta davanti a tutti in queste primissime battute, la finita porta a colore la pattinatore Mazzini di Cantù, numero di gara 36, Giacomunico. Attenzione, c'è una caduta che ha coinvolto la trete, il piano personale, mentre ha dovuto venire prontamente, lo sfruttamento la trete, che è rimasto coinvolto in questa caduta, e il concorrente di Cattaneo Davide dello Stepping Row, numero di gara 112. E poi si rialza con il partito, siamo allo stile della campagna. Dopo il concorrente dello Stepping Row, Cattaneo Davide, il nostro coinvolto in una caduta che si è prontamente ripresa dal partito negli inseguimenti dei segreti avversari. Sfortunata questa caduta che non è sicuramente ricordato il suo procedere sul percorso. Siamo agli ultimi metri, pronti per determinare anche il tempo di vento per questa seconda finale che è di 1:16:12. 1:16:12 è il riferimento per questa seconda finale contro 1:24 di quella disputata in questo. Partiamo la palla anche per questi atleti. 11 concorrenti al passaggio di vigile al termine, li abbiamo visti transitare raccolti e compatti come il normale che sia in 3 minuti di capelli. Quindi la funzione però ancora compatta all'ingresso della curva che proiettano tutti loro sul traguardo dell'ultimo giro. Intanto è stato ammonito il concorrente numero 139, Presti Lorenzo. Quello della campagna, determinando il tempo con l'andatura Palmarelli Mattia, che viene prontamente attaccato per il fuori di Palmarelli Mattia. Molto bene questa ultima finale, ma sarà il tempo conclusivo a darcene o meno ragione. Siamo alla data conclusiva allo spot finale e il tempo di riferimento per l'ora di 1:16:84, 1:16:84, leggermente superiore all'1:16:12